Villa Comunale di Augusta, intitolata, sapete a chi? A Orso Mario Corbino, il famoso scienziato fisico, direttore della via dei fisici, via Panisperna a Roma, la scuola dei fisici, Orso Mario Corbino, di Augusta naturalmente. Ebbene, di fronte a questa villa intitolata con tanto scienziato abbiamo quest'angolo qui, adesso noi camminiamo, facciamo vedere quest'angolo nella sua crudezza, nella sua realtà architettonica, urbanistica, che è un pugno nell'occhio rispetto al contesto urbano. Qui siamo in pieno centro storico veramente, nel cuore del centro storico, nella strada maestra del centro storico, all'ingresso dell'isola di Augusta, in pratica, comunque l'ingresso buono, la strada che una volta era frequentatissima. Ecco qua, vedete questa testimonianza, fin dove arriva, lasciamo stare il manifesto, vedete qui, anni fa ci fu il tentativo del pittore Ribaudo di illustrare, ancora si vede con qualche affresco, ma insomma qui il materiale è quello che è, sono caduti tutti gli affreschi, per dare in qualche modo una certo decoro, ma questo, vedete a che punto siamo? Ecco, facciamo un altro piccolo scoop se vogliamo, chi ci fa caso, chi, passando da qui anche velocemente, chi vede queste cose? I commissari che passano dalla Via Umberto come ci passano? Con l'automobile, e quindi non si rendono conto probabilmente di questo. Voi potreste dire, ma i commissari che c'entrano con questa? Forse proprio loro in questo caso non c'entrano, del resto non hanno interesse perché non sono nemmeno di Augusta loro, i nostri amministratori passati sì, ma qui secondo il regolamento edilizio l'autorità comunale, cioè quindi il sindaco, potrebbe addirittura chiedere ai proprietari, e c'è un proprietario ben preciso, io per ora non posso fare il nome per riservatezza, c'è un proprietario dell'immobile che non ha mai speso un quattrino. Ora, secondo il regolamento edilizio, questo non potrebbe essere accettato e il comune, volendo, potrebbe rivalersi sul proprietario rifacendo il tutto autonomamente. Il comune poi si rivale sul proprietario. Questo in linea di principio, in linea teorica, in linea di diritto. Ma chi lo fa questo? Chi ha il coraggio di fare questo? In passo da nessuno, però voi vi rendete conto della bruttura che c'è all'ingresso di Augusta, risale questo a 70 anni fa, ma anche in altre regioni, in Toscana, in Umbria, in Emilia Romagna. Voi pensate che uno scempio del genere sarebbe accettato? No, assolutamente, credete a me, guardate lì addirittura, e là sopra vedete l'Eternit ormai è fuori legge, è pericolosissimo, anche qui abbiamo questi peli che spuntano, e l'Eternit probabilmente in quell'angolo lì non è neanche fissato bene. Dio non voglia, ancora una volta, non vogliono fare le Cassandre, ma Dio non voglia che possa succedere qualcosa. Chi si assume questa responsabilità? Domanda semplicissima. Ecco, in questo momento pro tempore sono questi signori, di Brizzi, Cucciupa e Puglisi. Vogliono assumersi loro la responsabilità di un evento calamitoso dovuto alla caduta della tettoia del Parco della Musica o di queste Eternit, che comunque dovrebbe andare via. Vediamo cosa rispondono.